Non sono un amante degli horror, li trovo stupidi e prevedibili, ma voglio comunque buttarmi nella totale oscurità con Hardy Lane. Vi chiederete, beh, caro Marci, perché li hai preso se non ti piacciono gli horror? La risposta è molto semplice in realtà, l'hanno messo gratuito sullo store, solo per quello. Questo gioco mi ha colpito talmente tanto che non ho idea di quello che bisogna fare. Anzi, a dire la verità, ho guardato un gameplay di un americano della durata di circa 2 ore e mezza. E ho scoperto che lo scopo del gioco è quello di camminare da inizio livello fino alla fine del gioco, in vicoli scuri dove ovviamente ci saranno losche presenze nascoste in ogni dove pronte a sbranarci. Tutto per scoprire l'identità di una bambina vestita di giallo, forse figlia di Jessica Fletcher. Ovviamente ho guardato 10 minuti di gioco, non 2 ore e mezza. Herd Line in realtà è nato come gioco per il VR, quell'arnese che va messo in testa, avete presente? E fa venire le nausea. Ora, molti giocatori hanno avuto problemi corporali durante l'utilizzo di questo stupido visore. Le soluzioni sono tre: o il VR fa effettivamente venire la nausea, o il gioco fa vomitare, o tre, ma non meno importante, messi assieme, VR e Head and Light, fanno vomitare tantissimo. Noi lo giocheremo senza l'utilizzo del VR, non per la nausea, ma semplicemente perché essendo povero non lo possiedo. Fortunatamente i programmatori hanno dato la possibilità a noi giocatori di potercelo godere appieno senza l'utilizzo di quest'ultimo, grazie ad un importante patch lanciato a febbraio, assieme ad un altro importantissimo cambiamento, la modifica dei complessi comandi di gioco, che ora vi mostrerò. Basta andare su Opzioni, Comandi, Vedi comandi. Come potete vedere, i comandi sono veramente complessi, non è semplice, ma avremo modo di studiarli pian pianino. Con la levetta sinistra muoveremo il personaggio, con la levetta destra ci sposteremo con la visuale. Con il tasto X interagiremo con l'ambiente circostante, quindi prenderemo oggetti e apriremo porte, presumo. Con cerchio accenderemo la pila, mentre con i tasti L1 o R1, spero siano quelli, ci muoveremo o cammineremo o correremo, insomma, non lo so. Comunque, come potete vedere, i programmatori finalmente hanno reso i comandi veramente, veramente facili, ecco. Ah, quasi dimenticavo. Se non amate il jogging e non amate gli horror, non guardate questo video. Mentre ci degustiamo questo bellissimo caricamento in stile PowerPoint, vi avviso che non è possibile usare il microfono per la registrazione, quindi mi sono messo un paio di cuffiette con microfono integrato. L'audio non sarà ottimale e probabilmente l'audio del gioco e le conversazioni saranno a volume molto più esagerato, quindi portate pazienza, ma non hanno messo le impostazioni con il volume del gioco. E luce fu. È scura davanti a me fu. Pensavo di averti dimenticato, ma ammetto che è stato bello rivederti dopo tanto tempo. Forse mi sbagliavo su di noi. Ciao, amore. Non lo so, è una scelta difficile. Torna quando avrai le idee chiare. Chiare e limpide come la tua pelle. Io sono bianco cadaverico, lei scura come la notte. Roma-Milano? Ok, direi proprio di no. Bene. Allora, non siamo armati, ma abbiamo solo una torcia, a quanto pare. Ma anche una torcia, se usata in maniera giusta, può uccidere un uomo, direi. Scusate, prevedibile. Ehi, salve ragazzi, è qui la festa? No, a quanto pare no. Bene, ogni tanto il treno pulitelo, mi raccomando. Messo, scusate, sta prendendo fuoco il traino, servirebbe un estintore probabilmente. Che belle queste fiamme poligonali.
Salve. Ecco, ti pare? Ah, siamo tornati. Sto venendo a prenderti. Devi fare presto. E che ci devo fare? Che venga pure. Siamo tornati a quanto pare alla normalità. E apriamo questa cosa. L'essere si infilò tremante nel suo letto. Ti amo anch'io, disse. Tu mi appartieni e io appartengo a te. Ma la sua bocca era una fessura buia e la pelle pendeva flaccida dalle ossa. Manzoni. Ma che è sto ticchettio? C'è un orologio grande. Lo so che sei lì, Lo so che sei lì, E se io prendo l'estintore e te lo lancio in bocca, no, Mi metto... Una lettera da leggere. Che cacchio, sono alto come il soffitto. Pronto? Paddy! Quando sei tornato in città? Come te la sei passata? Se sei qui, dobbiamo vederci. Metteremo la città a ferro e fuoco, come ai vecchi tempi. Devo solo capire dove diavolo sono. Le strade sembrano cambiate. Ma guarda, non lo so neanche io dove sono, Buddy. Aspetta che... Non riesco a leggere un tubo. Guarda cosa ho fatto per te, disse il creatore. Era un grumo di saliva, terra e cenere. Ed esso girò il suo bel visino sfoggiando un sorriso composto da denti non suoi. Spero che i denti fossero almeno 32. Va bene. E dopo quest'altra poesia di Ungaretti, direi di uscire per la porta di legno. Spero sia puntuale. Oh, almeno amore, questa volta. Guarda che ti illumino d'immenso. Che bello, gli hanno dato il vestitino con i neon gialli. Così la posso vedere anche il buio. Certo che si ferma. È sparito. Bene. Che cacchio è sto disegno? Io vado di qua, giustamente c'è la musica, quindi andiamo a vedere cosa c'è. Ah, non c'è nessuno, ovviamente. Ah, ok. Togliamo questo, così qualcuno può venirci a rompere le scatole. Va bene. Io direi che qui non c'è un tubo. Scendiamo le scale. E entriamo in questa porta. Ciao, sono Hitman. Chiudiamo il rubinetto così che possa succedere qualcosa. Dite? Sei vivo, bello. Goditela finché puoi. Del domani non c'è certezza. L'oggi è una cazzo di conquista. Ieri è il passato. Come fossero 2-5.000 anni fa. Se non credi a una verità, credi alla menzogna. Alcuni vivono, altri muoiono. Il pensiero dominante governa il cosmo. Ridici su, è una barzelletta. Ok, i sottotitoli arrivano con un circa quarto d'ora di ritardo, ma va bene, così io non posso farci niente. No. Luce! Buongiorno, scusate, ma non c'è un'anima viva. Il telefono squilla. Non si sa che telefono.
Ah, forse è questo? Pronto? Ah, scusa, avevo perso il segnale. Allora, perché sei tornato? Ah, lo so. Tu sei qui per Dana, vecchio furfante. Quindi, tornate insieme. Ehi, chi era? Sei con qualcuno? Bah, guarda. In teoria no, ma ci sono molte presenze qui, intorno a me. Scusate? C'è qualcuno? Beh, io mi leggo qualcosa qui. Ok. 30 sotto... No, 30 sotto la parete crollata, 40 in attesa alla stazione, 2000 nelle strade, 5000 in città, 40 milioni che dormono, 5 miliardi che respirano. Cambiami le pile, della dura c'è che durano fino a 4 volte di più. E dopo questo poema non ci pensiamo più. Che minchia ridi? Ti ho visto! Sto che stronza! Dove sei? Eccoti qua, amore. Amore, non riesco a correre. È andata davvero così? È andata davvero così. Non riesco a ricordare. E non riesco a correre. Ma che cazzo? Beh, sono sulla strada giusta a quanto pare, eh? Beh, adesso squilla il telefono. Ti pareva. Ehi, Buddy. Eh? C'era Dana con te? Ora? E allora perché perdi tempo al telefono con me? Datti da fare o perderai l'occasione. Mi è appena scappata, è là in fondo. E che cosa c'è? Sì, vicolo buio o strada aperta? Vicolo buio. Che brutto. Fa più paura la mia ombra di quello che c'è qui dentro. E se io mi butto? Ah, non posso buttarmi giù, va bene. Su! Che cazzo sei? Ah, mi ha buttato dall'altra parte. Salve. Ma chi è quel mona che sbatte le porte? Una luce rossa. Ma che caspita siete voi? Pietrificati, tipo, non so. Entra al negozio. Salve. Qualcosa, qualcuno in strada. Mi sono allontanato subito, ma Dio mio, sembrava una fornace. Ho perso l'orientamento, non so dove sono. Che diavolo succede a questa città? Ah, se non lo sai tu. Perché non ricordo nulla? Uova Fetch! Ecco il mostro! Eccolo lì! Dove cazzo sei? Dov'è? Non trovo. Ok, probabilmente morirò per farvelo vedere, ma io sono troppo curioso e voglio illuminarlo. Io ti invoco, oh spirito maligno!
Ho voluto farlo, ero troppo curioso di vedere che cos'era questa cosa. Pensavo fosse qualcosa di più brutto. Siamo tornati in gioco precisamente poco prima di morire. In realtà mi hanno fatto partire da molto indietro e ho tagliato il video, quindi siamo tornati qui, insomma, dove c'era il mostro che ti ha ucciso. Ho alzato la gamma perché non ci vedo veramente una mazza. E il mostro è proprio qui dietro. Vediamo se con la gamma più alta riusciamo a vederlo. Sembra un cervo umanoide praticamente, non so, sembra che abbia un pioppo sopra la testa. Vabbè, mentre lei mangia. Scusi, ha visto il mio gatto? Mi vede? È proprio un coglione. Beh, lei stia pure lì, che vedo che tanto se non accendo la pila posso anche venire in bocca. Aspetta che mi sono perso, ok. Mentre lei mangia il fortunato, io me ne vado di qua e apro questo cassetto. Le pile, abbiamo preso delle pile. Ma si possono anche consumare le pile? Visto? Non si butta l'immondizia, non siamo più nel medioevo, Mi sono perso. Là in fondo, guardatelo che bello. Ah, è quello di prima, quello del bidone. Scusi. Via Puccini, dov'è? No, non se ne vada, non se ne vada, no, non se ne vada. Lei sta messo veramente male, È morto veramente da schifo, è morto su un cesso? Presumo stia vomitando, ma poteva vomitare nel cesso direttamente, no? Ah. Signori? Anche lei è qui. Televisione non si può accendere. Beh, però c'è una cassa. Oh, un biglietto da visita. Ah, ok, l'immagine. Avevo un giocattolo, questo piccolo verme luminoso, e lo mettevo su una lampada perché si illuminasse di notte. Così restava caldo, rendeva la stanza meno buia. Non mi piacevano le stanze buie, ma era colpa dei film dell'orrore. Sapevo che era solo finzione, ma sai, da piccoli l'immaginazione è molto fervida. Non so dove sia finito il mio vermiciattolo luminoso. Si sarà perso da qualche parte. Te lo trovo io il vermiciattolo luminoso. Se si illumina il buio lo troviamo di sicuro. Ah, grazie. Miai. Posso suonare il piano? No. Sarebbe stato figo se mettevano il piano che suonava da solo. Permesso? Ma finalmente rientri a casa ed è tutto un casino. Qualcuno è stato lì, ha rovistato tra le tue cose, lasciando in giro oggetti che non sono tuoi. E la ragazza alla porta sembra voler dire: no, tesoro, no, va tutto bene, hai solo dimenticato. Ti prego, tesoro. Oh. Dio. Vabbè, ho aperto. Non lasciamo perdere. Allora, là c'è il mostriciattolo, quindi presumo che non posso andarci. Va bene. Che cacchio vuoi? Sei fortunato che non ho un fucile a cazzo perché ti sparerei in bocca. Questo stronzone. Oh cazzo, mi sta correndo dietro. Brutto stronzo. Che palle, sono dappertutto questi. E non posso andare da nessuna parte.
Quindi se io vado di qua, gli vado in bocca? Sì, sì, esatto. Wow! Beh, è merda! Credo che tutto evolva e gli esseri umani non fanno eccezione. Siamo in continua evoluzione, al momento ci troviamo in uno stadio che dobbiamo superare, giusto? L'umanità è in rotta di collisione con l'oblio, capisci? Ne ho parlato con altre persone e loro ne sono consapevoli, ma nessuno sembra in grado di impedirlo. Accetto l'idea che presto o tardi moriremo tutti e che convenga trarre il massimo dall'essere qui. Quando accetti che la vita e la morte sono due facce della stessa medaglia, non sei più costretto a vivere nella paura. Ok, grazie. Ok, le sedie volano, attenzione. Chi c'è qui, State calmi. E non spingete. Ma qui non ci sono mica andato. Niai. Pide. Ancora. Beh, io seguo, immagino, le correnti d'energia. No, non posso andare là. E ovviamente anche da questa parte ci deve essere il mostro rompi coglioni là in fondo. Quindi io adesso posso andare di qua tranquillamente, immagino. Bisogna farsi furbi anche. Caduto il pavimento e si vola giù verso l'infinito e oltre e siamo caduti da 452 metri e non ci siamo fatti una mazza, anche perché siamo caduti sul ferro puro. Bene. Ah, ragazzi, bene, io direi che possiamo fermarci qui. Non lo so, così a primo impatto non fa paura, speriamo che migliori nel passare del tempo. Mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto e se volete vedere un altro filmato di questo bellissimo capolavoro, lasciate un bel like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi. Grazie della visione e saluti a tutti.